Ed eccoci qui, insomma, che gran serata, come sempre avviene il mercoledì, ci sono grandi eventi da vivere live e grazie anche questa sera ad una band della nostra zona che è presente in studio e quindi vorrei salutare, insomma, fatevi un applauso, i Karma, buonasera ragazzi, eccoci qui, insomma, anche con voi, insomma, avremo il piacere di sentire le vostre produzioni, le vostre cover e quindi vorrei salutare Kelly Moncalo, la voce in questo momento, Armando Cacciato e naturalmente anche Andrea Montalbano. Buonasera ragazzi, bentrovati. Allora, Karma perché, Kelly? Perché si chiama Karma? Karma per tanti motivi. Intanto appunto per il significato di questa parola che è veramente profondo. E poi c'è anche un'altra cosa. K per il mio nome, sì? Kelly. Ok. Armando. E A Andrea. Beh, insomma, avete studiato, hai capito? No, è anche una coincidenza in realtà. Una bella roba, avete messo su questa band da quanto tempo siete insieme? Poco, da meno di un anno. Ah, perfetto. Meno di un anno. E avete già fatto dei danni, insomma, nel sì, senso che comunque sia. Cose. La cosa carina è che avete fatto è appunto essere presenti all'interno di quelli che sono le location della nostra zona. E quindi stasera cosa ci fate sentire? Un po' di musica italiana, internazionale, insomma, un po' di roba? Sì, vi faccio sentire tre brani in acustico, in inglese, musica internazionale. Musica internazionale, allora facciamo così, iniziamo subito a scaldare la voce, quindi Kelly preparati, certo. Con Armando ed Andrea pronti, iniziamo questo nostro bel live con i Karma qui a Che Gran Serata su RF101, prego!
esatto, io, e tra l'altro che ti dono intanto la cuffia perché ti potrà servire anche per dopo, e volevo anche ringraziare intanto Armando che comunque ha fatto le cose, perché lui comunque sia proviene adesso, arrivava da una destinazione molto distante in realtà, quindi proviene da Enna ed è riuscito ad arrivare in tempo per poterci far godere di questa loro creatività musicale. Armando, avvicina del microfono perché vorrei chiederti, insomma, tu sei un personaggio che tra l'altro ha Canicattì il suo nome, insomma ha anche delle cose belle perché comunque hai anche una casa di discografica, insomma una casa di produzione, quindi è bello poter impegnare il proprio tempo in quella che è la passione primaria, forse la musica, penso, no? Sì, certo. Ecco, quindi la musica è il primo aspetto fondamentale della tua carriera. Come ti è venuto in mente di formare questo trio? Beh, allora, l'idea era partita da Kelly, di appunto iniziare a fare un po' di musica live, proveniente anche lei da varie esperienze in studio e varie produzioni dance, quindi era un attimo misurarsi in qualcosa di diverso, sia per lei che per me che per Andrea, quindi siamo riusciti di fare qualcosa di diverso e qualcosa di acustico, quindi utilizzare anche dei suoni più morbidi per me che provengo dall'hard rock, magari delle cose un pochino più acustiche appunto rispetto alla musica elettronica, quindi ho deciso di comprare un cajon e di suonare appunto, di riprendere un po' le percussioni perché io nasco come batterista e il gruppo in pochissimi mesi ho fatto già tante serate, sicuramente ci sarà spazio per alcune cose nostre, perché noi sia io che Kelly comunque scriviamo, abbiamo il nostro questa è una cosa che praticamente potrebbe portarci anche a degli sviluppi di produzioni diciamo proprie, personalizzate, sì. Quindi indipendenti, no? Potrebbe capitare. È messo in conto. Ecco, infatti fa sicuramente testo anche questo. Kelly, noi abbiamo sentito prima un bellissimo brano, non l'abbiamo annunciato, vuoi dire cosa abbiamo sentito? Allora, questo brano è un brano di Gabriella Cilmi ed è Sweet About Me. Quello che abbiamo sentito è veramente un armonizzare dei suoni che è veramente molto carino, molto bello. Grazie. Ecco, bravi tutti. Adesso invece cos'è che possiamo sentire insieme ai nostri amici? Questo è un brano di ABC, nasce come un brano dance, e invece noi lo facciamo in chiave acustica, Addicted to You. Oh, benissimo, e quindi prosegue l'evento live con i Karma del F101. Thank you.
amici dei Karma che sono qui ad RF101, che gran serata, bravissima Kelly, una bellissima voce, quindi Armando ti sei dotato di alcuni musicisti importanti, interessanti, come anche Andrea, non dimentichiamo Andrea Montalbano, che vorrei anche magari dicesse qualcosina anche lui. Andrea, questa esperienza che stai vivendo con i Karma, cosa significa per te? Ma diciamo intanto che è una bella galetta, no? Perché poter collaborare con due musicisti straordinari come Kelly e Armando, diciamo che per me è anche un grande onore, no? Certo. Oltre ad essere anche due grandi amici, quindi diciamo che io non sono da tanto tempo, no? Però devo ammettere che mai mi sarei immaginato di poter collaborare con queste due grandi musicisti. Quindi c'è fame, c'è voglia di essere integrato all'interno di questo trio che ti sta dando delle soddisfazioni, vero? Sì. Insomma, sicuramente poi con le qualità che conosciamo già di Armando e soprattutto anche di Kelly, che sentiamo in voce, per la prima volta devo dire che ospita anche Kelly, perché insomma ho avuto in passato in altre situazioni Armando, e quindi la conferma di un personaggio che ama tantissimo e crede in quello che fa, e quindi Kelly diventa poi come si può dire, la classica ciliegina sulla torta, a completamento di un bel trio che veramente fa delle robe fantastiche. Kelly, a proposito di questo, insomma, sappiamo che siamo un po' insomma nei tempi ristretti ed è giusto. Voglio intanto ringraziare Ennio che sta collaborando, perché abbiamo anche la diretta Facebook che è presente sia sulla pagina della radio ma anche in quella del profilo personale, e quindi potete da lì condividere, cercare, scrivere e fare i vostri commenti. Ma dicevo, Kelly, adesso cosa ci fate sentire? Un ultimo brano, questo è un brano di Daffy e si chiama Mercy. Bene, grazie, lo dico io in italiano.
ci vorrebbe anche una platea, perché insomma aumentate tanto. E tra l'altro, insomma, siamo rientrati in quelli che sono le tempistiche dei brani che solitamente uno potrebbe fare, però secondo me forse vi prendo un po' alla sprovvista, ma mi chiedo, ci sarebbe un quarto brano proprio per fare il regalo ai nostri amici radioascoltatori che stanno seguendo? Cioè, insomma, avrete anche breve, voglio dire, non proprio lunghissimo, però insomma, proprio per le vostre qualità e insomma il fatto di essere presenti qui in studio, cosa ci potreste proporre per concludere? Così poi magari facciamo anche saluti. Un brano in italiano questa volta. Oh, in italiano addirittura, vai. Cosa propone? Il nastro rosa, con il nastro rosa, ecco. Ecco, il nastro rosa. Lucio Battisti, indimenticabile. Torniamo tra un paio di settimane. Una buona serata a tutti da Baby. Ciao!